cavalieri e dame, bentornati su Medioevo fa storia. Prima di tutto voglio informare i nostri supporter che abbiamo attivato una membership su Buy Me a Coffee, che sostanzialmente funziona come un piccolissimo abbonamento mensile e se volete andate a darci un'occhiata, ci aiuterebbe molto. Come ben sapete, mi piace molto la società medievale e anche oggi mi soffermerò su un aspetto che può sembrare scontato, ma non lo è riguardo a questa meravigliosa epoca. Come sempre, io sono Giovanni e questo è l'episodio 21, l'abbigliamento nell'Alto Medioevo. Se facessi un episodio per tutto il Medioevo dovrei riassumere troppo come al solito, no? Direi quindi di soffermarci sulla prima parte di quest'epoca, dove si ha un netto distacco dalla cultura classica. In pratica, cosa succede? L'abito maschile e femminile vengono differenziati profondamente. Visto che prima, con la cultura greca e romana, i vestiti erano pressoché unisex, ok? Si vengono a creare e soprattutto a diffondere i calzoni o le brache. Non pensiate che sia proprio un'invenzione medievale, però, visto che i veri ideatori furono i Galli molto tempo prima, con dei pantaloncini corti, roba del genere. Comunque sia. Questo segna la prima distinzione tra quello che indossava un uomo e quello che indossava una donna. Ma andiamo ad approfondire il tutto, magari specificando anche per le varie classi sociali. La base è simile per tutti. Solitamente infatti un uomo indossava una camicia, che poteva essere usata giorno e notte, anzi lo era, che veniva infilata dentro dei pantaloni, per carità, e soprattutto questo veniva indossata la classica tunica che abbiamo tutti in testa, quella larga e lunga fino al ginocchio, con un grande cappuccio che veniva stretta alla vita con una cintola di cuoia o di cordame. Ah, appunto, le tasche non esistevano, quindi chiavi, denaro, attrezzi e armi erano tutti appesi in bella vista. Se si usciva, magari qualcuno indossava anche un mantello, magari nei mesi freddi. E anche dei guanti utili per ogni evenienza. E le donne invece? Come vi ho detto nel Medioevo, si vanno a creare le distinzioni più nette tra i sessi per quanto riguarda il vestiario e non solo, ovviamente. Le donne al tempo indossavano una semplice camicia lunga fino alle caviglie, chiamata interula o interula. O sotano. Sopra veniva indossata una tunica ampia e sagomata. Un appunto interessante per le nostre ascoltatrici femminili è il fatto che già allora si usava una specie di reggiseno, il quale non era altro che un pezzo di stoffa stretto al petto sotto i vestiti. Nessuno nel Medioevo utilizzava le mutande, o slip, che ne so, ricco o povero che sia. Si pensava che non facesse prendere aria alle parti intime.
andrei subito a parlarvi di come si vestiva un aristocratico. Ricordatevi però che siamo nell'alto medioevo, quindi anche chi era ricco non era mica un Federico Barbarossa o un Luigi XIV, ok? Lo sfarzo del secondo millennio non era nemmeno immaginabile a quei tempi. E ricordatevi che siamo ai tempi di Carlo Magno, eh? Ma quindi, questi nobili che cazzo mettevano addosso? Ovviamente ci si doveva distinguere dalla plebe. E lo si faceva anche con il vestiario, come con la tunica, l'abito aristocratico più distintivo, che poteva essere di lana come di seta, anche se, diciamocelo, si vedeva poca seta ai tempi, eh? Anche il mantello, che vi avevo anticipato prima, era riservato, se non proprio ai nobili, a chi aveva un po' di denaro in più. In genere, questo era di tessuto pesante e foderato in pelliccia, che veniva ricamato e chiuso sulla spalla destra con un legaccio. Non possono mancare certi gioielli, che, come abbiamo visto già nell'episodio sui Longobardi, erano di grandissimo pregio, che si parli di anelli, collane o bracciali. Non da meno poi i capelli, che andavano a seconda della moda. Non sto qui a fare delle ricerche eccessive, ma trovo alquanto interessanti invece le scarpe, che magari, al contrario di quanto si pensa, non erano troppo diverse dai nostri stivali, se vogliamo dirlo. Infatti queste calzature erano in cuoio, con una lunga punta imbottita, e pensate che queste calzature eccessive potevano arrivare fino ai 46 centimetri, tutto documentato, eh? Fa ridere soprattutto se pensiamo che erano più minuti rispetto a noi al tempo, e già adesso faccio fatica a vedere gente che ha il 48, immaginatevi vedere gente di più di 1000 anni fa con una scarpa lunga quasi 50 centimetri. Le donne aristocratiche invece si trattavano meglio. È vero che nella seconda parte del Medioevo vedranno la luce i temibili corpetti e corsetti che tutti abbiamo in testa, ma prima dell'anno 1000 ci si limitava ad aggiungere una grande gonna sui fianchi, i quali dovevano essere, secondo i loro canoni, estremamente stretti. Un appunto per la donna aristocratica è la pettinatura, che variava in base all'età. Le più piccole portavano i capelli molto lunghi, divisi da una riga al centro e due trecce che scendevano sul petto, a volte lunghe fino alle ginocchia. Prima di uscire di casa, però, ci si copriva i capelli, che erano simbolo di vanità, con un velo di lino. Le donne più anziane, invece, portavano i capelli più corti e a volte li nascondevano del tutto tramite un ampio copricapo che arrivava fino al petto. Ora tocca ai bambini, per i quali c'è ben poco da dire, se non che i neonati venivano avvolti in fasce fino alla testa, un po' come si vede nei cartoni, e che i bambini veri e propri si vestivano esattamente come gli adulti, ma solo in versione minuta. E i contadini? Questa classe lavoratrice ovviamente vestiva con quel poco che riusciva a procurarsi, che di solito consisteva in una camicia, una tunica di lana grezza filata in casa, un mantello con cappuccio e dei calzoni di tela stretti alla cinta, se tutto va bene. Sicuramente
le loro calzature non erano in pelle o tessuti pregiati, bensì in tela grossolana, o meglio, diciamocelo, zoccoli di legno. Le donne qui si vestivano con una lunga tunica, un grembiule, un fazzoletto da testa, oppure un guarnello, la classica veste scollata senza maniche, diciamo così, quella che si vede ancora oggi in certi paesi magari nord europei. Un appunto sul vestiario dei contadini è che di solito possedevano solo due vestiti completi, uno da lavoro e uno da festa, che solitamente non era un granché, ma bisognava farselo andare bene lo stesso. Magari la sposa aveva un abito in più per il giorno del matrimonio, ma ci siamo capiti. Nel Medioevo, ma in realtà come oggi, gli ecclesiastici si differenziavano molto per le loro vesti. Basti pensare alla differenza tra un parroco di paese e un monaco o un cardinale, ok? Sono tre cose completamente diverse. Siccome un tempo l'abito aveva un valore simbolico molto più alto di adesso, i diversi gruppi si differenziavano anche per la veste che indossavano. Per esempio, i frati francescani indossavano una tunica color grigio, cinta da una corda e con ai piedi dei semplici sandali aperti. Ogni ordine aveva infatti i suoi colori e le sue particolarità. Ma in ogni caso gli abiti dovevano essere funzionali al lavoro anche manuale. Se invece spostiamo lo sguardo verso le cariche più alte della cristianità, capiamo che forse qualcosa non va, eh? No dai, diciamo che la situazione si capovolge completamente. I vescovi e i cardinali provenivano spesso da famiglie ricche e potenti. Di conseguenza avevano degli abiti adeguati alla loro classe sociale. I cardinali, nella vita pubblica, indossavano l'abito ecclesiastico di colore rosso, esattamente come ora, ovviamente ben condito di ornamenti preziosissimi e gioielli, mentre i papi hanno sempre avuto quell'abito chiaro, ovviamente con delle variazioni dei secoli e soprattutto in base alle evenienze, ma possiamo dire che non è cambiato di molto. Vi lascio, signori, stavolta con una piccola curiosità che non c'entra proprio con il vestiario, però l'ho trovata in giro e ho voglia di raccontarvela. Visto che sono raffreddato, ho immaginato che quasi tutti al giorno d'oggi portano in tasca un pacchetto di fazzoletti, no? Ma nel Medioevo cosa facevano se si aveva il raffreddore e ci si doveva soffiare il naso? Semplicissimo, si usavano le dita come insegnavano gli antichi giganti greci e romani, che consideravano addirittura sconcio e contro il galateo l'utilizzare delle pezze per questo uso. Quindi